Telespettatori di Sella TV, buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione di oggi, lunedì 8 maggio 2023. Andiamo a vedere insieme i titoli con le principali notizie del giorno. Via Quarenghill, il suo negozio è chiuso per un'ordinanza, ma lui torna e minaccia ancora residenti e commercianti. Il 13 maggio sindacati uniti in piazza per contratti, fisco e pensioni. La qualità dell'aria migliora a Bergamo, ma Legambiente puntualizza troppo ottimismo da parte del comune. Il 21 maggio il Giro d'Italia nella nostra provincia, Roncola e Selvino si preparano in grande stile. Atalanta rimane l'obiettivo Europa League, ma a certe condizioni, intanto la passione dei tifosi è sempre alle stelle. E noi apriamo il nostro notiziario andando in via Quarenghi, una delle vie più discusse della città. Vi avevamo raccontato il fatto di un commerciante che aveva aggredito una passante, le forze dell'ordine gli avevano chiuso il locale ma non ha rispettato l'ordinanza e ha continuato con minacce e anche alcuni gesti davvero violenti. È una storia quasi surreale quella che arriva da Via Quarenghi. La prima puntata di quella che è una triste telenovela l'avevamo raccontata poco più di 10 giorni fa, raccogliendo le testimonianze di residenti vessati dal comportamento di un negoziante di origini africane che aveva minacciato un passante scatenando il panico lungo la via. Solo la punta dell'iceberg di un anno di rumori, grida, sporcizie in locali comuni, minacce. La polizia aveva fatto chiudere il locale per 15 giorni, dal 23 aprile al 7 maggio, ma lo stesso titolare è tornato a più riprese, rialzando la saracinesca e senza, peraltro, modificare i propri atteggiamenti. Anzi, nei giorni scorsi è stato ancora protagonista di episodi violenti nei confronti di un negoziante, il quale è stato affrontato con una pietra in mano e minacciato di morte, insieme ad un'altra passante. Solo l'intervento di alcuni residenti, intimoriti, ha evitato una colluttazione che avrebbe potuto rivelarsi dai contorni ben più seri e gravi. Poi è stato immortalato fuori dal suo locale con un bastone in mano, sempre in atteggiamenti minacciosi. Di fatto la chiusura del locale per ordinanza delle forze dell'ordine è scaduta ieri, ma i residenti lamentano il fatto che questa sanzione non sia servita a nulla, perché l'uomo è tornato puntualmente al suo posto. La polizia locale è intervenuta, ma è stata minacciata con gli agenti che hanno dovuto allontanarsi. D'obbligo l'intervento della polizia di Stato, che ha portato via in manette l'uomo, ma senza poterlo condannare ad alcuna custodia cautelare. In via Quarenghi, residenti e commercianti ora vivono nel terrore che episodi come quelli recenti possano ripetersi da un momento all'altro. La cronaca adesso, torniamo sul caso della donna trovata morta a Mapello, ci sono importanti sviluppi nelle indagini. Passi avanti concreti non ve ne sono e si aspettano gli esiti dell'autopsia. Resta avvolto nel mistero il ritrovamento del corpo senza vita di Stefania Rota. La donna, vestita di cappotto e scarpe, era riversa a terra vicino al tavolo nel salotto della sua abitazione di via Mapello, in via 11 febbraio. Poteva essere appena rientrata o in procinto di uscire prima del momento cruciale che resta un giallo, un malore o un'aggressione ed un omicidio. Ipotesi agli antipodi, ma i dubbi restano. La Ford blu della donna è stata ritrovata a 150 metri e sembra stesse lì da tempo, 2 mesi almeno, compatibili con la sua scomparsa. Difficile anche dare dei tempi precisi che forse decreterà l'esame autoptico, perché la 62enne parlava con pochissima gente, nessun social, non frequentava il paese, era estremamente schiva e riservata. Al punto tale che anche i cugini non si erano preoccupati più di tanto di non vederla. Ora in una lettera le promettono di arrivare alla verità. Altri dubbi sulla sparizione del cellulare, sulla porta chiusa a 2 mandate, ma le chiavi scomparse e la cassetta della posta svuotata regolarmente da ignoti. Nel frattempo i carabinieri della scientifica sono tornati nei locali della casa con il luminol. Sono state cercate tracce di sangue non visibili e magari lavate da ipotetici aggressori. La loro presenza, distante dal perimetro del corpo, aprirebbe nuovi scenari. I sindacati adesso che si preparano a scendere in piazza uniti per difendere alcuni temi caldi del mondo del lavoro e dei lavoratori, pensioni, fisco e contratti. Silvia Valenti.
Sindacati in piazza per chiedere al governo un dialogo aperto sulle politiche economiche, sociali ed occupazionali. Al centro i temi caldi, pensioni, tutela dei redditi dall'inflazione, il rinnovo dei contratti di lavoro nazionali, delega fiscale, accelerazione del PNRR e grandi investimenti sulla sanità, la scuola e la non autosufficienza. Ma non mancano indicazioni precise anche sulle politiche industriali per realizzare un nuovo modello di sviluppo puntando sulla piena occupazione e la sicurezza del lavoro. C'è necessità di rafforzare il confronto negoziale su temi a noi particolarmente cari, penso a questo delle pensioni, su cui riteniamo che il sistema sia esageratamente rigido e meriti una giusta flessibilizzazione, perché nell'Italia della ripartenza bisogna puntare alla sostenibilità economica, però bisogna non mettere in secondo piano la sostenibilità sociale. Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti è la mobilitazione organizzata unitariamente da CGIL, CISL e UIL, che ha visto ieri Bologna protagonista della prima delle tre manifestazioni nazionali. La seconda sarà sabato 13 maggio alle 10.30 a Milano all'Arco della Pace, richiamando alla partecipazione tutte le sezioni lombarde, a cui saranno presenti i tre segretari nazionali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Cambiamo argomento adesso, parliamo della qualità dell'aria nella nostra città, nella nostra provincia, che migliora, ma Legambiente intende tenere alta l'attenzione e accusa il comune di essere troppo ottimista. Sharon Bordoni. Bergamo è tra le province che ha fatto più passi in avanti per la riduzione dell'inquinamento da polveri sottili, ma quanto è dura la salita? I dati ANPA rivelano una significativa riduzione della concentrazione degli inquinanti PM10 dal 2001 a oggi, con solo 14 giorni di sforamento nella stagione invernale del 2023, nonostante l'assenza di precipitazioni. Si rallegra l'amministrazione comunale, che sottolinea come le politiche messe in atto in tema di ambiente e mobilità siano state decisive e vede vicino l'obiettivo 2030. Ma è ancora presto per cantare vittoria, basti pensare che meno di 20 giorni fa i pediatri, molti bergamaschi, hanno firmato una lettera rivolta all'ANCI, in cui avvertivano dei gravi rischi che l'aria, ancora tanto, troppo inquinata, provoca ai bambini. E allora come stanno davvero le cose? Io, se fossi in loro, sarei molto meno ottimista sugli dati di questi primi tre mesi, soprattutto perché si vanno a prendere degli inquinanti classici che non sono tutti i dati, nel senso che il PM10 è vero che cala, ma il PM2,5 non cala. Quindi hanno ragione i pediatri di dire di fare attenzione soprattutto con le fasce più deboli della popolazione, che sono i bambini. Qual è il consiglio di Legambiente? Cercherei di impegnarmi di più cercando di fare in modo che gli enti locali si coordinino per avere politiche simili, al cercare di incidere in modo pesante su quelle che sono le infrastrutture, il consumo di suolo che portano ad avere una qualità dell'aria come quella che abbiamo. Vi portiamo adesso a fare un viaggio molto affascinante all'interno di una delle istituzioni della nostra Bergamo, l'Italcementi. Non è certo usuale ascoltare un concerto di Ottoni e fare un giro su un trenino all'interno di una cementeria, ma è quello che hanno potuto fare le oltre 1500 persone che sabato hanno partecipato a porte aperte all'impianto Italcementi di Calusco d'Adda. Attiva dal 1907, acquisita dallo storico gruppo bergamasco nel primo dopoguerra, nel 2004 è stata radicalmente rinnovata, diventando uno degli impianti più performanti in Europa. Nel 2006 è stato attivato un nastro sotterraneo lungo 10 chilometri che la collega con la cava Colle Pedrino di Palazzago, grazie al quale si può evitare la circolazione su strada di oltre 10.000 autotreni all'anno. Oggi la cementeria impiega 150 dipendenti e ha una produzione annua di 1.200.000 tonnellate di cemento. Si aprono le porte alle comunità locali dove noi operiamo e quindi permettere l'accesso alle autorità, che siano politici e che siano i bambini, che siano
studenti delle scuole o che siano semplici, curiosi come tutti i cittadini che hanno diritto di conoscerci, e noi vogliamo far conoscere cosa facciamo, dove lo facciamo e soprattutto appunto dare una visione dei nostri prodotti. Un pomeriggio di festa con visite guidate all'interno del sito produttivo, ma anche degustazioni e momenti conviviali per adulti e bambini. Non conoscevo l'Italcemento e quindi mi sono venuta a vedere. L'esterno non sembra così, invece è bello, è grande. 20 anni fa ho collaborato per la realizzazione dell'impianto carbone qui di Calusco, per cui conosco molto bene questo impianto. Mi faceva piacere farlo vedere ai bambini. Vediamo se da più grandi verrà la passione per questo tipo di industria. Abitiamo a Calusco, abbiamo visto da sempre il cementificio, quindi eravamo curiosi, siamo venuti qui a capire come funziona. Da lontano sembra molto più piccolo. Un'altra istituzione, questa volta non solo per Bergamo ma per tutto il nostro paese, il Giro d'Italia, che il 21 maggio transita per la nostra provincia e arriva in città, e due località storiche dalla forte vocazione ciclistica, Roncola e Selvino, si preparano ad accogliere i girini in grande stile. Tutta la Bergamasca si prepara ad accogliere il passaggio del Giro d'Italia in programma domenica 21 maggio. L'arrivo in città è solo la chicca di una giornata di grande ciclismo che servirà alle località di montagna della nostra provincia per mettersi in mostra. Su tutte Roncola e Selvino, che stanno preparando una grande festa in rosa per accogliere i girini. Due gli eventi clou, venerdì 19 maggio e sabato 20, con le notti rosa, prima alla Roncola e poi a Selvino. Le due località hanno deciso di coordinarsi per fare squadra e offrire il loro meglio. È provare a dare vitalità ai nostri piccoli territori, altrimenti muoiono, e bisogna davvero sfruttare queste occasioni che sono opportunità importanti per dare visibilità. Notte rosa, ma non solo, perché molte sono le iniziative. La Roncola ha proposto una grande cornice per i selfie e si prepara quasi spiritualmente al passaggio sul Gran Premio della Montagna. Ah, il giro è fatica, e la fatica per arrivare a mete strepitose, straordinarie, e quindi è il senso della vita. Fai fatica, ma hai attorno a te qualcuno che fa il tifo per te, qualcuno che ti accompagna. Il giro, il ciclismo in generale, secondo me è veramente l'icona della vita, e il giro ce lo testimonierà assolutamente. Selvino non è da meno e intende vestire la salita nel migliore dei modi. Stiamo già allestendo il murales d'accoglienza all'ingresso del paese, con la scritta benvenuti sull'altopiano, e la commemorazione appunto del Giro d'Italia del centenario, quando è passato ancora da Selvino, e col passaggio di quest'anno. I ragazzi del Velo Club stanno organizzando un bel allestimento sulla strada Nembro-Selvino. Dopo l'allestimento fatto 5 anni fa con la dedica di ogni tornante a un campione bergamasco, si pensava appunto di fare delle gigantografie piuttosto che una statua. È tutto un po' in divenire, ma sicuramente ci sapranno stupire come hanno fatto 5 anni fa. Una grande festa popolare sarà domenica per 3 settimane, come scriveva Montanelli. Per 3 settimane tutti gli appassionati saranno un po' fanciulli. Ed è una fortissima emozione, soprattutto per i più giovani, ma anche per le persone anche di una certa età, che magari ritornano bambine vedendo appunto i campioni di oggi e ricordano i campioni di ieri, di quando loro erano piccoli. Una bella notizia adesso che riguarda la Croce Rossa di Bergamo, che potrà contare su un nuovo mezzo utile al trasporto delle persone fragili, che le sarà donato grazie ad una raccolta fondi in memoria di Elio Carminati, il poliziotto Mazinga, scomparso poco più di un anno fa e a lungo operatore della Croce Rossa cittadina. Ad ideare la raccolta fondi andata a buon fine è stata la moglie Stefania, con la figlia Paola e tutti gli amici più stretti di Elio. La consegna ufficiale avverrà sabato 13 maggio alle 11 nella sede della Croce Rossa di Loreto, con una cerimonia ideata proprio in coincidenza con quello che sarebbe stato il compleanno di Elio. Una notizia adesso curiosa, simpatica, ma anche con uno sfondo educativo. I ragazzi on the road che studiano per vivere la città in modo più sicuro, a ritmo di musica. La polizia locale, non ti fa male, e non ti fa male, e la polizia, che mi porta via, che mi porta via. Dalle strade di Bergamo a quelle del web, l'improvvisata rap con la polizia locale in piazza Matteotti è già diventata virale.
Protagonisti, oltre alle forze dell'ordine e ai giovani cantanti, anche alcune ragazze del liceo linguistico Falcone, a fianco degli agenti nell'ambito del progetto On the Road, che da anni fa scendere in strada i ragazzi di oltre 80 comuni lombardi per toccare con mano il lavoro degli agenti ed educare al rispetto delle regole. Ad educare a modo loro ci hanno provato anche i giovani cantanti rap. Lasciami stare, sono con la polizia locale no, non ti fa male, hanno improvvisato tra gli applausi. Un'occasione significativa, nata per caso, sulla strada appunto, per accorciare le distanze tra ragazzi e istituzioni, ha commentato il fondatore di On the Road, Alessandro Invernici, parlando di un inno alle forze dell'ordine. Noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, ma restate con noi perché torniamo con un'ampia seconda parte sportiva. Bentornati, seconda parte del nostro notiziario che apriamo con l'Atalanta sconfitta dalla Juventus 2-0. La corsa per l'Europa, quella dei grandi, la Champions, si complica un po', ma resta l'Europa League, a patto che la squadra dei Gasperini torni a vincere e a macinare punti. Luca Cavadini ci fa l'analisi del futuro. Atalanta-Juventus verrà ricordata per due eventi. Uno è sportivo e riguarda la prestazione della squadra. Bella, dominante, precisa nei passaggi e propositiva. Sconfitta da una Juventus cinica che ha saputo realizzare in 5 minuti quello che la Dea ha costruito in 90. Due pali per i pochi italiani in campo, i difensori Scalvini e Zappacosta. Due gol per la squadra seconda in classifica, dopo il Napoli campione d'Italia. Il calcio è anche questo. I dati aiutano a spiegare la partita. 59% possesso palla e 87% di passaggi precisi, dei quali la maggioranza fatti in avanti. I nerazzurri sono scesi in campo per vincere. Non dobbiamo uscire delusi da questa partita perché non è possibile. Abbiamo giocato contro la Juventus, che è una squadra molto forte, e l'abbiamo fatto molto bene. Abbiamo giocato per cercare di vincere, perché la vittoria ci avrebbe portato in zona Champions, e l'abbiamo giocata con qualità, con energia. Il calcio bisogna accettare anche a volte gli episodi vanno in una direzione diversa, ma l'Atalanta oggi ha fatto la sua bella figura e ha dimostrato di essere degna della classifica che ha. La nota stonata sono i tiri in porta effettuati, ben 24, ma solo uno nello specchio. Ancora a secco gli attaccanti di ruolo. 12 punti ancora in palio per arrivare a conquistare l'Europa League. Per la Champions se ne riparlerà il prossimo anno. Si inizia con la Salernitana. Zona Europa c'è perché abbiamo insomma fior di squadre distanziate dietro a 4 giornate alla fine. E quindi la zona Europa è sicuramente fattibile, però insomma sono 4 partite, tutte molto difficili, non dobbiamo avere nessun calo di tensione. In ultimo, voto 10 per il sostegno incessante dato dalla curva nord alla squadra, voto 0 per i cori rivolti a Vlahovic, ma non esiste la somma, rimane solo lo 0. Gasperini prova a dare un'interpretazione distinguendo maleducazione e razzismo. Serve a poco, sapere che c'è di peggio non consola nessuno. E Luca Cavadini si è fermato al termine della partita nei pressi dello stadio per raccogliere gli umori dei tifosi e ha anche trovato un big, purtroppo al momento ai box dell'Atalanta, in una veste del tutto particolare. Uno stadio gremito in ogni ordine di posti ed entusiasmo alle stelle per una partita che ha deluso nel risultato ma non nella prestazione. Atalanta meritava un pareggio. Stop, forza Atalanta sempre. Noi abbiamo giocato e loro hanno portato a casa 3 punti. L'Atalanta ha fatto la partita, purtroppo noi abbiamo preso i pali e loro invece hanno fatto bene. Abbiamo giocato bene, cioè, poi peccato per il risultato. Poi ci sono stati 2 colpi di testa su Cacilando, che sono stati molto fastidiosi. Niente, l'arbitro un po' così, però... Allora, vincente, giocato meglio l'Atalanta comunque, però beh, queste sfortune capitano sempre. Io ero in campo e li ho visti battanti comunque, ma De Roan è sempre a lottare ovunque su ogni pallone. Tifosi atalantini amareggiati ma non rassegnati per quella che poteva essere la svolta del campionato, ma che ha dato 3 punti alla Juventus. Boccone amaro,
partita un po' combattuta, gli episodi hanno dato ragione alla Juve. L'affetto verso i beniamini nerazzurri lo si vede nel dopo partita, la delusione spazzata via in un attimo dalla passione e l'entusiasmo nel vedere i grandi assenti infortunati Lokman e Højlund prestarsi a fotografie e autografi. Tanti bergamaschi che tifano la vecchia signora ed i tifosi juventini giunti da Torino, oggi soddisfatti ed orgogliosi. E c'è chi sfida il popolo atalantino esibendo la maglia bianconera. Devo essere sincero, non me l'aspettavo, è stata una bella partita e secondo me quello che è successo alla fine non è stato per niente bello e questo è il karma che Vlahovic li ha puniti. È andata molto meglio invece all'altra squadra di Bergamo, l'Albino Leffe, che ha vinto il primo round della doppia sfida play-out contro il Mantova, che decreterà chi dovrà retrocedere e lasciare dunque il calcio professionistico. La squadra di Foscarini si è imposta in casa 1-0 grazie ad un gol del solito Manconi realizzato al 32esimo del primo tempo. Gara concreta quella condotta dai blu celeste, cinici in attacco e solidi in difesa. Ora a Mantova basterà un pari per salvarsi. Si gioca a Mantova sabato 13 maggio alle 17. E noi andiamo a sentire l'analisi del post partita di mister Foscarini. Prendiamo la consapevolezza che ce la possiamo giocare. Se noi confrontiamo la partita di un mese fa, c'è stato un po' come prestazione tutto un abisso. Adesso c'è da pensare, da gestire una situazione un po' particolare, perché insomma 1-0 conta, ma fino a un certo punto. Quindi primo tempo è andato bene, adesso però c'è un secondo tempo da fare. Rispetto a altre partite, oggi c'è stata la compattezza della squadra. Questo equilibrio a livello tattico, eravamo sempre un po' disordinati, sfilacciati. Se non hai questa compattezza, non hai neanche la sicurezza, hai degli spazi dove ti possono far male. Siamo stati molto bravi dietro, negli uno contro uno. Un dato di fatto, da quando ci sono io, questa è la prima partita che non subiamo gol. Dopo due mesi, forse sulla partita più importante, abbiamo beccato gol. È una buona soddisfazione. Ti ripeto, è una soddisfazione a metà perché c'è un'altra partita da fare. Per cui siamo contenti, ma è giusto anche vedere la realtà. Abbiamo una partita molto, molto difficile da fare fra 7 giorni. Però ecco, insistendo, abbiamo trovato questa compattezza, la strada giusta per confrontarsi con una squadra molto buona. E questo ci deve dar fiducia. Credo che magari abbiamo avuto oggi la dimostrazione, insomma, che ce la possiamo giocare, che sarà dura, ma che se ci mettiamo le nostre armi e quello che abbiamo fatto oggi, insomma, andremo a fare la partita giusta. Altalena di emozioni per lo sport bergamasco, perché l'Agnelli TPS ha steccato gara 1 della finale playoff giocata in trasferta contro Vibo Valencia, è finita con un rotondo 3-0 per i padroni di casa. Partita comunque combattuta, anche se il finale, i parziali sono stati piuttosto severi nei confronti della squadra di coach Morato. 25-14, 32-30 e 25-16. Gara 2 si giocherà al Palazzetto mercoledì alle 20.30. Prezzi di ingresso al Pala Intred 8 euro per l'intero, gli abbonati a 5 euro, gli under 6 a 1 euro. È il momento adesso di andare a vedere che tempo farà a Bergamo e provincia nelle prossime ore. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una settimana dinamica sul nostro territorio, con un susseguirsi di sistemi nuvolosi e precipitazioni associate che interesseranno tutta la nostra penisola. Nel dettaglio la Lombardia, nel corso della giornata di martedì, condizioni di marcata variabilità con qualche fenomeno che interesserà principalmente i rilievi alpini, le prealpi, ma in sconfinamento poi verso sera anche sulla pianura lombarda. Temperature in calo di qualche grado nei valori massimi, nelle aree non soleggiate. Nel dettaglio ora la provincia di Bergamo, condizioni di marcata variabilità con cieli a tratti anche grigi e qualche possibile fenomeno associato, temperature in calo con massime che si aggireranno intorno ai 21-22 gradi. Tempo però in ulteriore peggioramento nel corso della giornata di mercoledì, con l'arrivo di fenomeni localmente anche a carattere temporalesco e ulteriore calo termico con massime che difficilmente andranno oltre i 19-20 gradi. Uno sguardo alla tendenza dei prossimi giorni, come dicevo, tempo dinamico con precipitazioni a macchia di leopardo e temperature che saranno in ulteriore calo di qualche grado. Tendenza comunque ancora da confermare, quindi vi invito a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
Non ci sono notizie dell'ultimo minuto, io dunque mi fermo qui, ma restate su Sei la TV perché c'è il classico lunedì sera interamente dedicato al calcio con l'Atalanta prima e il calcio dilettantistico di Calcio e Pepe poi. L'informazione torna domani alle 19:15. We'll be right back.